Giornata di festa ieri a Joppolo Giancaxio per i dipendenti del comune, che finalmente dopo tantissimi anni vedono la loro posizione amministrativa regolarizzarsi. Finisce così lo stato di precarietà in cui versavano per passare a quello di dipendenti dell'amministrazione comunale joppolese a tempo indeterminato, un iter conclusosi dopo anni di controversie, chiarimenti e tante attese. Finalmente è finito il calvario di questi nostri concittadini, di questi nostri lavoratori che finalmente dopo 30 anni stanno firmando il contratto a tempo indeterminato. Era uno degli obiettivi che si poneva la mia amministrazione, finalmente siamo arrivati al dunque ed oggi finalmente diamo una dignità a questi nostri lavoratori e anche una più grossa responsabilità per poter mandare avanti questo ente. Oltretutto io non ho, in questo comune non ci sono più dipendenti a tempo indeterminato e saranno loro la nuova classe dirigente di questo comune. La legislazione della regione siciliana ci ha un po' tante volte spostato le date per poter arrivare alla stabilizzazione. Oggi ci siamo arrivati e il fatto di avere questi lavoratori a tempo indeterminato ci porta a far funzionare ancora meglio. Io ringrazio tutti i ragazzi perché sono stati di una disponibilità unica in tutti questi 6 anni, ma è chiaro che ora avendo un contratto a tempo indeterminato, io le faccio un esempio, io firmavo pure i certificati di nascita, di residenza perché non avevo la possibilità di delegare qualcuno per poter firmare i certificati. Oggi a Joppolo aggiungiamo un altro comune tra i comuni che stanno stabilizzando a tempo indeterminato i precari. E anche qui finalmente si conclude un percorso che il sindacato ha avviato ormai da molti anni e che grazie alla politica e alle norme favorevoli è riuscito finalmente a dare un senso a quello che è stato questa storia di questo personale. Un senso che è dato dalla parola fine del precariato. Contratto a tempo indeterminato, è una gioia immensa per me essere qua insieme a questi colleghi in questo momento di felicità e condiviso insieme a questi 12 lavoratori del comune di Joppolo. Finalmente abbiamo raggiunto il traguardo che sognavamo da 28 anni. Siamo entrati a lavorare nel 91, il 15 ottobre 91, e siamo tutti qua ormai da 30 anni ad aspettare questo contratto che la regione, diciamo, mamma regione ci ha fatto un po' sudare, però dobbiamo anche ringraziare mamma regione che in questi 30 anni non ci ha abbandonato completamente, garantendoci anche nel piccolo lo stipendio. Ora finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo, siamo felicissimi di condividerlo anche con le nostre famiglie, con i nostri colleghi e tutti perché è diventata la nostra seconda famiglia. Ringraziamo tutte le sigle sindacali che ci hanno supportato, la UIL, la CGIL, la CISL e ringraziamo anche l'amministrazione Portella che ha fatto sì che questo sogno si realizzasse applicando la legge che ultimamente è uscita dalla regione siciliana che ha fatto sì che finalmente passassimo di ruolo e realizzassimo il nostro sogno lavorativo e anche personale. Sono soddisfattissima, non solo per me, per tutta la mia famiglia. Sono emozionata perché da tanti anni che aspettavamo questo traguardo finalmente è arrivato. Anche per i suoi colleghi, no? Sì, per tutti, per tutti. Siamo in 12 e siamo più che soddisfatte.